Scusa. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo di fronte a un mezzo che in 6 anni di video non avete mai visto, una 50 special. Indovinate di chi è? Signore, vuole dirci una descrizione del suo mezzo? Allora, configurazione del motore, 102 polini finito, ci sono solchi nel cilindro che fanno paura. Perfetto. Rapporti 24-72 denti dritti. Carburatore 24 dell'orto, il PHBL, marmitta Polini a banana, albero anticipato, valvola lavorata, carter raccordati. Frizione 4 dischi che non stacca e anzi oggi ho anche iniziato a slittare visto che mi sono messo a impennare un quarto d'ora fa. Questo qui è il mio primo giro in Vespa, ragazzi, non so mai se... Potrebbe non essere l'ultimo. Ragazzi, se questo video arriva a 200 mi piace, compro una Vespa. Questa è una Vespa, immagino. Io ho paura per la frizione, comunque. Ah, è già in prima. Ma l'hai messa te in marcia scendendo. Beh, cioè, ma è in folle, perché qua non va in folle? È No, in stavo prima. là adesso sei in folle. Ma zio Non cane. fa. Ma no, qua finisce male. Se... Ma quindi non devo guardare le marce lì? Non stavo là troppo, le senti. Cioè, Senti gli scatti. così mi frega. Ah, ok, mi tengo qua esterno. Più In fondo forte? secco. Così in fondo secco. Canta bene anche se ha sta marmita qua. Però non volevo essere così aggressivo. Ok. Quando parte, sicuramente che si abbassa e ci stiamo dando metti la mazza e ci scappa. Io sfollo sicuro la prima volta. Sai, non sa cagnarla. Come faccio? Prova. Allora, tu mi dici che è già in marcia. È partita. Ok, siamo ufficialmente in Vespa. Fammi prendere mano. Sono in seconda. Sono in seconda. Ok. Ma è facile, io pensavo fosse difficile. Ok, proviamo a frenare, sentire come frena. Come si abbassa. Seconda, ok. Siamo in prima. Ok, ci sono. Fatemi capire un attimo. Pensavo fosse più difficile. Hai capito? È una cazzata. Ma che non ho quasi. Non ho accelerato il tutto, ma viaggia. 102 è bello turistico. Non è spinto. Viaggia? Cioè viaggia bene, vecchio. Ok, raga. Andiamo ufficialmente via in Vespa. In sella ad una Vespa. Ok, ragazzi. Allora, prime sensazioni, è una figata. Intanto le gambe sono strariparate dall'aria. Questa è una cosa che mi piace. D'inverno si soffre meno rispetto ad altre cose. Però spinge anche se è un 102. Direi che non me la cavo male per essere la prima volta in Vespa. Aspetta che provo a frenare con quello dietro. Ci sta. Ah, pensavo fosse più comodo. Ah, forse devo stare io più indietro. Ok, sì, ho completamente sbagliato la posizione di guida praticamente. Sbagliato la posizione di guida fino adesso, ero stra avanti, invece si può stare belli indietro. Oh, che figata! Matteo, ho la tua vespetta. Matteo mi ha anche fatto fare il primo giro in Vespa. Ora siamo ufficialmente in strada pubblica, pronti a far danni. Mamma mia, ragazzi, comunque è stranissimo. Mi piace perché in generale è bella bassa. Cioè, si sta bassi, è fighissima da guidare. Non me l'aspettavo. Colpettino in scalata come sempre, non fa mai male. Perfetta, va via da Dio! Ma si va via da Dio con le Vespe! Ma ditelo prima, ditelo prima! Mamma mia, come se la guidassi da una vita! Sono
Solo che il pedale del freno è un po' troppo alto, se fosse un po' più basso non mi spaccherei la caviglia per frenare. Spacca però, Sono un po' lento nelle cambiate perché, raga, non sono abituato. Però adesso quasi quasi farei uno scherzo a Matteo. Raga, adesso glielo facciamo. Mamma se viaggia, Che figata. Mamma mia che roba. Peccato che la frizione slitta, cazzarola. Mettiamo in folle, ci ha insegnato Matteo prima di fermarci. E adesso gli facciamo uno scherzo. Qua sotto la spengo. Ok, perfetto. Occhio. C'è adesso. Cosa cazzo è successo? Vecchio dio. Sei caduto? Scusa, ti ripago tutto. Tu sei? Dai, scherzo, dai, non voglio. Scherzo, scherzo. Oh, no, ti ho chiamato per fare uno scherzo, semplicemente. Vaffanculo. Va via benissimo, vecchio, ma va via. Non mi ero incazzato, ero contento se eri caduto. Ma vai, f***a. No, no, veramente è bellissima, è bellissima. Folle, siamo in folle. Ok, adesso ci giriamo e abbiamo capito che quando infatti frenavo con l'anteriore non la sentivo stabile, ballava un po'. In effetti Matteo mi conferma che secondo lui ha il tamburo ovalizzato. Perfetto, ok, ormai ho imparato a partire senza problemi. Dalla prima alla seconda anche. Semplicissimo, mamma che bella. 22 anni per salire con il culo su una Vespa. Io sono stranito perché non devo usare i piedi per cambiare marcia, quindi mi sento inutile qua coi piedi. Invece puoi stare qui bello tranquillo sotto riparato. Bello, si sente che è un motore abbastanza turistico, ma che comunque non va piano, La folle l'ho capita, però non capirò sicuramente come passare questo incrocio restando vivo, dato che devo partire velocemente e io non so un cazzo di partire velocemente in Vespa. Proprio, guarda, velocemente in Vespa per me non ha alcun senso da dire. Dai, c'è troppa gente. Ok, le partenze, dire che devo allenarmi è poco, ma l'ho abbastanza capita, dai, non c'è male. Non potete prendermi per il culo dicendo che non ci so andare, dai. Comodità assurda, La sella qui è un po', devo mettere una tavola. Però ci sta veramente tanto, raga. Matteo mi ha detto di tornare là, ma io non posso già andare là, dai, ho appena iniziato, cazzo. Lasciami divertire, Matteo! Lasciami fare questo primo giro in Vespa come si deve! Non so se mi viene voglia di tirare o se mi viene voglia di stare qui così, sul letto di un fiume che non ha nemmeno acqua. Questa è la velocità ideale per una Vespa. Comunque farà i 90/100 sta Vespa, secondo me. Sorpassatemi, macchine! Ho una 50 special! E non ho paura di usarla! Cioè, bravo coglione! Bravo, bravo cazzo! Proprio quando c'era la macchina sorpassa! Fantastico! Numero uno! Numero uno! Mamma mia, raga! Ne voglio una, raga! Matteo sarà fiero di me, secondo me, quando vedrà sto video. Spero che il video vi sia piaciuto. Questa è la mia prima volta in Vespa. Secondo me non sarà l'ultima, sapete? Ho una strana sensazione. Non pensavo di trovarmi così bene subito, comunque. Piace, no? Madonna. Comprarne una sarebbe. Sì, sarebbe proprio comprarne una.
Dai, invece la settimana prossima ho comprato una nuova Vespa, ti immagini? Sì, magari. Se volete vedere altre Vespa nel canale, buttate un like, iscrivetevi. Scrivete un commento, iscrivetevi. Beh, niente, ringrazio Matteo. Porca troia, hai tirato fuori una robetta veramente spettacolare. Non mi piace il colore. Il colore non ti piace? E neanche il motore. E neanche il motore. Quanto da rifare? Beh, però finché va avanti, va avanti. Fai l'outro. Puoi far l'outro? No, ho posto così.